Vero che Chiara Ferragni si è dimenticata di donare i soldi? O c'è qualcosa di losco? O c'è qualcosa di spaventoso sotto? Capiamolo in questo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento che ultimamente sta scottando tantissimo. Sto parlando di Chiara Ferragni. Molti di voi già sanno quello che è successo a questa povera ragazza, che comunque povera non si tratta. Del caso dei panettoni Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua. Tutti di noi sanno che quello che è successo è che sostanzialmente al posto di donare una cifra del ricavato ai bambini con disabilità o comunque in beneficenza, il ricavato se l'è tenuto per lei. Ma è proprio vero che sia così? Se volete un video approfondimento, comunque su YouTube ci sono anche altre persone che ne parlano. In questo video andiamo a parlare di una oscura verità di Chiara Ferragni. Infatti, l'oscura verità dietro questo caso è che Chiara Ferragni non ha tenuto i soldi per lei. Ma ragazzi, prima di continuare con il video, lasciate un bel like, mi raccomando, che se arriviamo a 1000 like sotto questo video, vi porterò delle cose veramente incredibili. Vi dicevo che lei non ha tenuto i soldi per lei stessa, ma bensì ha fatto comunque una donazione. Si tratta però di una setta segreta, la setta degli anonimati. Chi sono e cos'è? Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa si tratta questa setta degli anonimati? Ne stanno parlando tutti e io in primis stentavo a crederci, ma leggendo bene anche su internet, perché ne stanno parlando veramente tantissimi, ovviamente sono cose segrete che non dovremmo andare a capire, ma siamo qui. Proprio per questo motivo. E bisogna capire bene se c'è anche un fondo di verità. Si tratta appunto di una setta di persone, o gruppo di persone, che vengono identificate come tali. Mi spiego meglio. Hanno un nome ben specifico. Si chiamano skinwalkers. Sostanzialmente sono animali domestici, come cani o gatti, che si trasformano in umano e fanno gli stessi movimenti. Infatti si dice che comunque gli skinwalkers siano anche in mezzo a noi, che tante persone che comunque vediamo in giro, vediamo anche come degli semplici passanti, si possono trasformare in skinwalkers. Chiara Ferragni, in buona fede o in malafede, sta a voi a decidere, ha donato parte dei ricavati a questi skinwalkers, facendo tesoro di quanto siano spaventosi. Adesso arriviamo al punto. Lo ha fatto per proteggerci? Chiara Ferragni lo ha fatto per sistemare una questione che aveva in sospeso, magari con qualche skinwalker, con qualcuno di questa setta, oppure semplicemente è stata obbligata a farlo. Questo non lo sapremo mai. Vorrei sapere però la vostra qui sotto nei commenti. Io non voglio intaccare Chiara Ferragni, non voglio andare a capire quali sono i veri motivi del perché non ha devoto questa beneficenza a questi bambini con disabilità o comunque in beneficenza. Io non vorrei entrare in questo merito e in primis non vorrei offendere assolutamente nessuna persona. Secondo me, nel mio parere, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Quindi, se uno vuole mandare in beneficenza i soldi, può farlo. Se uno non lo fa, non lo fa, assolutamente. Una cosa però non è giusta. Non è giusta dire di metterli in beneficenza e fare qualcos'altro con quei soldi. Però, come vi ho detto nel video, questi soldi sono stati devoti a questa setta degli skinwalkers, degli assetti degli anonimati. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se sapevate questa cosa veramente spaventosissima che io in primis stentavo a crederci. Fidatevi ragazzi, ho fatto veramente tantissime ricerche. Infatti il video è tardato a uscire anche perché comunque dovevo capire molto molto bene di che cosa si tratta e perché non voglio portarvi falsa informazione. Fatemi sapere e condividete con tutti questo video, mi raccomando. E se volete un video inedito sugli skinwalkers, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando. Grazie a tutti per la visione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti.